anche perché ha letto le terzine del quarto dell'inferno, non aveva intenzione di iniziare da lì, però è un inizio che lui mi porge così elegantemente, perché quell'elenco che si apre con Aristotele e chiusi con l'Adello Re, per chi arriva dove Dante squaderna in un certo senso la sua biblioteca filosofica all'altezza dell'inferno, cioè un punto interrogativo più punto interrogativo, se forse ritornerò, quell'elenco, se arriviamo al paradiso, non è più sufficiente, perché nel paradiso, e poi farò vedere, ci sono degli incombenti nel paese, alcuni filosofi, che Dante non cita nell'Inferno 4, ma paradossalmente, non è uno scherzo, anche, è incombente anche un filosofo di cui probabilmente Dante non sapeva niente, non l'aveva mai letto, che però arriva per i rami al paradiso. Quindi c'è anche, diciamo così, parlando di Dante filosofi, nonostante sia uno studioso prevalentemente del paradiso, mi riferirò al poema intero, perché la novità straordinaria, direi traumatica, che noi siamo tutti abituati a leggere Dante, ad amarlo e non ce ne rendiamo conto, è che nonostante la messe di letteratura sull'oltretomba, sul viaggio di oltretomba, che precede la commedia, non c'è niente come la commedia, perché Dante è il primo a strutturare il mondo dell'aldilà su fondamenti filosofici. Cioè, voi potete trovare, cioè chi ha parlato di fonti arabe, potete trovare delle fonti visionistiche, apocalittiche, tutte le fonti che volete sulla, quindi l'inferno, il purgatorio, il paradiso, non troverete niente, trovate testi bellissimi, non troverete niente che è strutturato su fondamenti filosofici. L'aldilà, l'oltretomba, è un mondo filosofico. Basta, poi ci ritornerò, pensare all'undicesimo dell'inferno, dove la struttura morale è costruita sull'etica nicomachea di Aristotele, non solo, ma nell'undicesimo Dante ha modo di riferirsi anche alla fisica di Aristotele. Pensate il purgatorio, al cui centro, Kant 17-18, il centro assoluto della commedia, la dottrina dell'amore, su cui ritornerò, che è fondata anche su Aristotele. E poi pensate appunto al paradiso, dove addirittura Dante cambia titolo al poema, è un poema sacro perché nel frattempo è successo qualcosa. Domanda: la competenza filosofica di Dante si è accresciuta a tali limiti che sicuramente quell'elenco del canto quarto dell'inferno, per capire i filosofi di Dante all'altezza del paradiso, non è più sufficiente. Però quei filosofi sono già in parte sono già presenti nell'inferno. Quindi c'è anche una coerenza di fondo che cercherò appunto di mostrare. Siccome appunto Stefano Grandi parlerà la settimana prossima della teologia, anche se voi sapete che al tempo di Dante gli scrivi di teologia e filosofia era una grossa questione, anche grande, quindi però insomma io ritaglierò, diciamo così, un discorso sui filosofi, anche se inevitabilmente dovrò poi sforare nell'ambito appunto della teologia. Dante, diciamo per ora, diciamo sì, una definizione puramente di poco, Dante come filosofo, tra virgolette, è erede di un trauma, lo chiamo anche questo, un trauma, che è stato l'incontro della cultura della prima metà del 200 con Aristotele. Prima con l'Aristotele tradotto dall'arabo al latino, e poi con l'Aristotele ritradotto dal greco. Quindi Aristotele è vero filologicamente, tradotto in latino, filologicamente identificato. Vediamo tra l'altro uno degli autori sconosciuti a Dante, che invece sono, di cui il paradiso è invece premio, è proprio merito una scoperta filologica straordinaria di Tommaso d'Aquino, che è uno dei filosofi di Dante di cui parlerò. E diciamo così, il trama al tempo di quando Dante, come si dice nel convivio, frequentava a Firenze le disputazioni dei filosofanti, era un trauma già in parte superato. Se pensate nel 1277 il vescovo di Parigi, Stefano Tampieri, aveva condannato 219 articoli come appunto contrario alla fede, di cui alcuni, di molti, la gran parte di quel sigillo di Bramante, un altro nome di filosofo, che Dante mette in paradiso.
condannato e forse voi sapete finito anche piuttosto male la sua biografia si tragica. E sono condannate anche alcuni articoli attribuiti a San Tommaso, quel Tommaso d'Aquino che nel 1323, da 2 anni della morte di Dante, viene fatto santo. Quindi in realtà certe condanne erano condanne, come dire, la cultura medievale è molto più liberale e aperta di quanto non si sia disposta realmente nei manuali delle scuole. Cioè, fatti salvi alcuni dogmi intoccabili, una parte vedete, notevole della fede sul fondamento razionale è discutibile. Lo sapete poi che la differenza c'era fra le facoltà d'arte e le facoltà teologiche, quello faceva sì che, non dico che fosse valida la teoria della doppia verità attribuita falsamente agli eroisti, ma insomma si poteva, come dire, barcamenarsi. Lo stesso Sigelli Bravante dice: io non sostengo tanto queste tesi. Me l'è detta la ragione, sono in contrasto con la fede, ma per quanto riguarda la ragione sono vere. Ecco, quindi lo stesso Sigelli Bravante, forse per questo Dante lo mette in paradiso, però alla fine arriverò a Sigelli e vedremo che forse le ipotesi sono qua alcune altre. Dunque, nel 1315, maggio 1315, Dante potrebbe rientrare a Firenze. Firenze concede, chiamando così, l'amnistia, previo il pagamento di una somma di denaro. Noi lo sappiamo, Dante non rientra. Abbiamo un'epistola di Dante a un amico fiorentino, dove Dante parla di se stesso in terza persona, Dante Salieri, rifiuta sdegnosamente il rientro, per non accettare l'umiliazione di ammettere la colpa di cui è innocente, e rifiuta poi l'argomentazione principale. È singolare che questa epistola dodicesima, il precedente epistola a Cangrande, la dodicesima sia un documento straordinario non molto usato in fondo artistico, molto sfruttato. Dante, parlando di sé in terza persona, dice: io non entro a Firenze perché non può accettare questa umiliazione uno come Dante Alighieri, vir philosophiae domesticus, cioè un uomo familiare con la filosofia. Cioè è la filosofia, la fedeltà, come dice, alle dolcissime verità della filosofia, dolcissime veritates, che mi impedisce, al di là del fatto di essere innocente, e poi alla fine dirà: il pane comunque verrà. Ecco, cioè, non crediate che io morirò di miseria. Ma Dante dice: non rientro a Firenze perché sono filosofo. Non dice filosofo, sono domesticus filosofia. 5 anni dopo, nella quaestio di Acqua e Terra, che lui tiene appunto gennaio 1320 a Verona, Dante nel prologo per 3 volte Dante usa il termine filosofantes. E vi ricordate il convivio, Dante dice, dopo la crisi, la depressione, seguita a volte di Beatrice, dice: io mi ripresi seguendo appunto la scuola, frequentando le scuole delle religiose e le disputazioni filosofanti. Interessante questa parola, filosofanti, non filosofi. Nel latino medievale, filosofans viene direttamente da Aristotele, il termine usa Aristotele nella metafisica per i filosofi pagani. Interessante appunto che Dante del convivio parli di filosofanti e si dichiara in questa De Acqua et Terra, si dichiara minimus inter filosofantes minimus, e poco dopo, alla fine del testo, filosoforum minimus, il più piccolo dei filosofi. In quel filosoforum minimus non può non risuonare San Paolo, che nella prima lettera a Corinzi si dichiara apostolorum minus. Quindi anche in questa autodefinizione di Dante come minimo tra i filosofanti o minimo tra i filosofi, vuol dire, incombe il paradigma di San Paolo, lo sapete, subito all'inizio dell'inferno, Dante protesta contro di lui, dice: io non sono Enea, io non sono San Paolo. Cosa vuol dire essere minimo tra i filosofi? È una falsa modestia? Chiaramente è un escamotage puramente retorico. Però ci si chiede, ma nella lettera ad un amico fiorentino del 1315, nella quaestio di Acqua e Terra, come può Dante definirsi filosofante o filosofo? A quale testo si riferisce? Cosa ha pubblicato per rischiare una simile autodefinizione? Non certo è impossibile che si riferisca al Convivio, a De vulgari opere non compiute,
in quegli anni dalla difficile circolazione, anche se questi tedeschi tempi escono fuori poi notizie, queste cose circolano. Io penso, come altri hanno pensato, che Dante dice non vengo a Firenze, non ritorno a Firenze, che sono autore della commedia, dell'inferno e del purgatorio. L'inferno sicuramente, forse anche il purgatorio, già pubblicati nel 1815. Ma l'inferno e il purgatorio sono poesie, non sono filosofie. Quindi Dante si riferisce, appunto, dice di se stesso, uomo domenico, familiare della filosofia, evidentemente pensando che a Firenze si sappia che lui è autore di un'opera poetica. Quindi già vedete questa problematico rapporto tra filosofo e poeta che si impone nelle parole stesse di Dante. E dicevo, philosophans viene da Aristotele, che Aristotele usa per filosofi pagani, ma quando Dante si definisce interfilosofantes minus, non si riferisce certamente ai filosofi pagani. I filosofantes sono quei filosofi che nei primi del 300 ormai hanno superato il trauma dell'impatto con Aristotele, con il suo commentatore Averroè, e quindi hanno anche superato, e già così in San Tommaso, il problema stesso del rapporto tra filosofia e teologia. San Tommaso, Alberto Magno, tutti sono d'accordo che la filosofia ha un suo campo autonomo. Naturalmente San Tommaso dice che la filosofia è il primo gradino, poi le verità che la filosofia raggiunge attraverso la ragione devono concordarsi con la teologia o la fine. Siceli Bramante non sembra esattamente d'accordo su questo. E anche su Dante, sapete, per quanto riguarda la filosofia di Dante, nel Novecento, a partire dai primissimi studi di Bonardi, è stato il grande rinnovatore di studi sulla filosofia di Dante, si è aperta una gravissima questione, in polemica con ambienti cattolici, con il neotomismo, cioè dal punto di vista filosofico, chi è Dante? Per molti Dante, forse ancora in qualche manuale scolastico, sostanzialmente ha come riferimento Aristotele. Dante dice che Aristotele ha una mente quasi divina. Addirittura dice che, rispondendo all'esame sulla carità nel 26esimo del Paradiso, Dante dice addirittura: io sono arrivato all'amore per Dio sulla base di filosofici argomenti. E Aristotele è la base su cui costruire l'amore per Dio. Non solo, ma addirittura altrove dice proprio che è Aristotele che mi ha insegnato che Dio è amore. E questa idea del Dio, che Dio è amore, noi ce l'aspetteremo, sappiamo benissimo dov'è, naturalmente, la prima lettera di San Giovanni, tutto il messaggio cristiano, quindi evidentemente Dante però appunto non si crede di dire che anche Aristotele è appunto maestro dell'amore divino, è di mente divina Aristotele, quasi divina, dice Dante, ed è colui che mi ha introdotto, lo dice rispondendo a San Giovanni. Allora, avete visto che nel volantino, diciamo, sì, ho messo così come esemplare da cui partire, ma anche da cui limitarsi, vorrei dire un'ora fare Dante filosofo è abbastanza impegnativo, la terzina iniziale del Paradiso e l'esplicito, l'ultimo verso della commedia, amor che muove il sole e altre stelle. La gloria di colui che tutto muove. Ecco, già nel primo verso, la formula, secondo l'istichio, tutto muove, è Aristotele. Però c'è qualcosa di strano, perché questa gloria, quella luce di Dio, che tutto muove, penetra per l'universo e risplende, in una parte più e in un'altra. Dal secondo verso in poi ci riconosciamo meno Aristotele. Forse è sbagliato non riconoscere Aristotele. Ecco, cerco di avvicinarmi a una prima definizione. Chi è Dante come filosofo? Dicevo prima, Dante ormai di una generazione ha superato quel trauma dell'incontro conflittuale con Aristotele, con Averroè. Averroè è anche il 1300 è sempre il commentatore nelle università di Aristotele. Al di là appunto dei grossi problemi, questo è un tempo che accenderò, Averroè, cioè non è un nome impronunciabile lì, è uno che spiega
luoghi difficilissimi di Aristotele. In realtà anche il secondo verso è aristotelico. In genere nei commenti questo non appare. Voi sapete, la gloria è colui che tutto muove. Ma Aristotele dice che quello che lui non chiama quasi mai Dio, chiamiamo noi Dio per comodità, il motore immobile, dice una cosa straordinaria del dodicesimo della metafisica. Spesso anche gli studiosi di Aristotele si dimenticano di citarlo, perché l'espressione è abbastanza singolare. Il motore immobile, diciamo Dio, muove ut amatum. Cioè, questo motore immobile è assolutamente immobile. E Aristotele non ama, è amato. Chi lo ama? Le sfere celesti, l'ultima, che gira vorticosamente, ecco, lì nasce il motore immobile, è immobile assolutamente, le sfere, i cieli, girano vorticosamente per riunirsi al motore immobile. Per gli antichi, per Aristotele, il mondo è eterno perché queste sfere celesti sono come degli amanti eternamente insoddisfatti, cioè non si riuniranno mai, naturalmente, al motore immobile. Ma il movimento è il desiderio di unirsi al motore immobile. Quindi il motore immobile muove senza essere mosso, ma muove perché è amato. Tommaso d'Aquino, nel commentare quel luogo della metafisica di Aristotele, fa una parafrasi di grande interesse calcolatissima, dice movet ut desideratum. Quindi San Tommaso condivide questa visione di un cosmo in movimento perenne, eterno, per un cristiano detto sull'eternità, naturalmente c'è da discutere, vedremo. Però comunque il movimento del cosmo, dei cieli, è il desiderio di Dio. Perché Tommaso commenta, parafrasa ut amatum, cioè muove tutta mano, muove in quanto amato, muove in quanto desiderato? Ecco, in questo minimo scarto, appunto, lemmatico, che c'è dietro tutta una storia della filosofia molto complessa che cercherò, cioè così, di illustrarvi nei limiti del tempo che mi è concesso. Intanto c'è un altro testo di Aristotele che oggi gli studiosi tolgono ad Aristotele, che ha appunto il titolo in italiano Trattato sul cosmo per Alessandro, che poi Alessandro Magno, e che era conosciuto nel Medioevo come De Mundo. Per De Mundo c'è una traduzione illustre attribuita a Apuleio, un filosofo medio platonico del secondo secolo dopo Cristo, e altre traduzioni, almeno tre, quindi un testo ben noto. Lì, per Dante, quel testo è sicuramente di Aristotele, oggi è uno pseudo-Aristotele, un testo intriso di stoicismo, cioè questa idea che la dynamis, cioè l'energia divina, invade il mondo, lo impregna. E questo testo era attribuito ad Aristotele, e in questo testo c'è l'uso del verbo penetrare, quel penetra appunto del secondo verso del Paradiso, per cui appunto dove Aristotele paragona Dio al re dei re dei persiani, che è un re di luce, questa luce appunto di questo Dio re pervade il mondo dall'alto in basso fino ad arrivare appunto a quello che Dante chiama le ultime contingenze, fino proprio alla materia più caotica e più informe. Quindi in realtà Aristotele dà a Dante anche non solo l'idea di un Dio immobile che muove solo in quanto è amato, ma c'è anche l'idea di un Dio, contrariamente a quello che si può pensare, spesso questo sia questa idea di un Dio che dilaga e ama, sia cristiana e platonica, è invece anche in Aristotele, perché ora, il termine che Aristotele usa, l'essere Aristotele usa nella metafisica quando parla del motore immobile che è muove in quanto amato, è l'essere del simposio di Platone. Secondo Platone, amore è desiderio di ciò che non si ha. Dante non leggeva il simposio di Platone perché era in greco, non era tradotto. Però Tommaso, che conosce Sant'Agostino, ecco i nomi di un altro filosofo, sa che amare si fa desiderare ciò che non si ha. Infatti, laddove dice muove tutto desiderato, aggiunge
lo desidera perché non lo possiede e vuol possedere. È esattamente la definizione di Platone di amore nel Simposio. Come arriva? Vedete, voi sapete, tutti sappiamo, leggiamo sui manuali che Aristotele è l'allievo di Platone, poi si è ribellato al maestro. In realtà Aristotele è intriso di Platone, se addirittura nel dodicesimo della Metafisica, il libro più alto e più arduo in cui definisce il modo di muovere, usa linguaggio squisitamente platonico e simposiale, quindi erotico. Il motore immobile nel greco delle storie è Romenos, quindi è colui che è amato. Ecco, da dove arriva questo? C'è Agostino, che legge Plotino. Plotino, ecco, uno dei filosofi che Dante non conosceva, che non è nella lista dell'inferno 4 e non è nemmeno nel paradiso, Plotino. Plotino, il grande filosofo platonico del III secolo, amato, letto da Agostino, riprende l'idea dell'amore come di questo uno, questo Dio, diciamo, che dilaga nel mondo e tiene il mondo insieme come amore. E se voi andate a leggere quel Plotino, e Dante non poteva leggere, laddove Plotino parla di questo, usa esattamente lo stesso lessico, le stesse immagini di Aristotele, nel luogo che vi ho detto della Metafisica. Cioè, qual è la filosofia di Dante? Intanto la filosofia di Dante non è, come stava detta, un po' specialmente eclettica. La filosofia di Dante è una filosofia evidentemente sincretica. Ma anche il sincretismo, vuol dire fusione di filosofia, va superata. Dante ambisce a una sintesi, ma che già preesiste, non la inventa Dante. L'Aristotele tradotto dagli arabi, poi dopo ritradotto direttamente dal greco, anche per cura dello stesso San Tommaso, che incarica un traduttore di fiducia, un Guglielmo di Merve, che lo spedisce a Costantinopoli, cioè impara il greco, porta i manoscritti, e vedremo, ci sarà un altro filosofo che Dante non conosceva, che addirittura intride il paradiso. Cioè, non esiste un aristotelismo puro, come purtroppo si legge, perché i grandi commentatori del tardo antico, sia quelli in greco, ma anche alcuni in latino, cosa è rimasto, pensavo a Boezio, questi commentatori sono tutti degli neoplatonici, cioè Aristotele arriva all'Occidente medievale, attraverso gli arabi, la vicenda e anche a Verroè, profondamente neoplatonizzato. Quando San Tommaso aveva un libretto anonimo, ecco, qui c'è, tra i filosofi di Dante c'è anche un anonimo, un libretto che Dante cita nel Convivio, come il libro delle cagioni, che cita più volte, uscita anche in due o tre punti, forse anche di più nel Paradiso, è il famosissimo al tempo di Dante e tutta la filosofia medievale, il Liber de Causis. San Tommaso manda Guglielmo di Merve, che a Costantinopoli a perfezionare il greco, Guglielmo di Merve torna con tantissimi codici e manoscritti. Tra questi c'è un testo di un filosofo neoplatonico, si chiama Procolo, è un testo che è l'ultimo dei grandi neoplatonici. Questo Procolo è autore di un testo che si chiama Elementi di Teologia. Guglielmo di Merve che lo traduce per San Tommaso. San Tommaso lo legge, dice, io questo già lo conosco, e scopre, perché vedete poi la straordinaria vigore anche filologico di San Tommaso, e scopre che quel Liber de Causis, quel libro delle cagioni, altro non è che un rimaneggiamento, ma molto parziale, di un anonimo filosofo arabo che nel IX secolo aveva preso gli elementi di teologia di Procolo, era tradotto in arabo, e poi dall'arabo è stato tradotto, adesso dice Cicerone di risparmio, in latino. Quindi il libro delle cagioni è Procolo. Quando Dante cita il libro delle cagioni, cita Procolo. Procolo chi è? Procolo è l'estrema punta del neoplatonismo. Procolo ha una visione del rapporto tra Dio e il mondo per evitare ogni panteismo, per impedire che qualunque cosa del mondo, cioè la materia, contamini Dio, moltiplica all'infinito le ipostasi intermedie. C'è una serie di quelli di grati intermedi, Procolo va per nove, moltiplicandoli, in modo tale appunto che
l'energia di Dio arriva al mondo, però Dio rimane nella sua purezza incontaminata. Ma Dante legge la prova in un altro modo, anche lui non lo sapeva che era prova. Questo non lo sapeva nessuno al tempo di Dante. San Tommaso, qual è il filosofo che Tommaso d'Aquino cita più spesso dopo Aristotele? È, come già da Piccolo Ravolone ha citato, Dionigio Erbacita, lo pseudo Dionigio Erbacita. San Tommaso è scritto proprio in mano, ma insomma cita Dionigio Erbacita più di 1700 volte ed è l'autore più citato dopo Aristotele. Chi è Dionigio Erbacita? Per Dante e per la sua epoca è il primo pagano, vedete il primo filosofans, fatto usare un termine io direttamente da un pagano che si è convertito, è stato convertito al cristianesimo da San Paolo, ne parla San Paolo, San Paolo è a Atene, ricordate, posso dare Opago, eccoci, tutti gli ridono dietro salvo Dionisio, l'Areopagita, che è il primo a convertirsi. Noi abbiamo un insieme di opere in greco attribuite a Dionisio l'Areopagita, non sono scritte in un greco del primo secolo, quindi è un testo apocrifo, cioè un testo non di quel Dionigio Erbacita, ma gli studiosi hanno visto che questo Dionigio Erbacita è un autore cristiano del VI secolo d.C. che si è intriso delle opere di Procolo, fino alle citazioni, lo stesso linguaggio, le stesse immagini, la stessa visione gerarchica del cosmo, come in Plotino, come in Procolo. Dio, l'uno è talmente sovrabbondante di essere, e questo essere come un fiume di luce, quella che Dante chiama la larghezza, la largitas, sgorga dall'alto e sgorgando scende come luce, scendendo però, come dire, scalandosi in una gerarchia di esseri per i quali l'inferiore dipende dal superiore e l'inferiore a sua volta regola chi è inferiore. Così dall'uno giù fino a quelle che Dante chiama le cose contingenti. C'è Dionigio Erbacita, riprende quindi il Plotino proprio e lo offre a tutto l'Occidente filosofico, perché Dionigio Erbacita viene tradotto in latino ben quattro volte, Dante disponeva almeno quattro traduzioni, una delle quali di uno dei più grandi filosofi dell'Europa, probabilmente Dante non conosceva, forse Giovanni Scotti e Lugia. Personalmente, nel libro di cui parlava se generosamente Carlo Corrado Bologna, io ho trovato delle preghiere lessicali talmente stringenti, sono convinto che Dante conoscesse Dionigio Erbacita di prima mano. Lo sapeva, Dante non mette Dionigio Erbacita in paradiso. Disse non solo che era quello che sapeva come erano strutturate le gerarchie angeliche, in modo esatto, ma dice che fu colui che vide più addentro ciò che San Paolo non era riuscito a vedere in vita. Quindi Dionigio Erbacita ha il prestigio di un filosofo che rivela quegli arcana che San Paolo non rivela nella seconda lettera a Corinzi. Quel luogo, sapete, dice San Paolo, io o altri, in corpo, in spirito, in anima, non so, 14 anni fa fui rapito al terzo cielo e udii arcana verba che a nessun uomo è lecito ridire. Dionigio Erbacita afferma di essere allievo, di un allievo di San Paolo, che è un allievo di San Paolo, quindi quando Dante, tutto il mio allievo, legge Dionigi, si trova dinanzi agli arcani del terzo cielo, cioè del paradiso, squadernati. Di qui Alberto Magno, ecco, un altro filosofo che commenta tutto il corpus areopagitico. San Tommaso commenta il trattato sui nomi di Dio. San Tommaso commenta il De Causis, il libro delle ragioni. Alberto Magno commenta il De Causis. Dionigio Erbacita, i libri De Causis, tutti condividono l'immagine di un mondo, e anche Alberto Magno, e ci vorrebbe molto tempo per spiegarvi come, comunque anche San Tommaso, l'idea di un mondo come gerarchia
degli esistenti, l'alto in basso, Dio è la causa causante non causata, e tutto ciò che ne consegue è causa, è causato da ciò che precede, sta più in alto, ed è causa di ciò che sta più in basso. Quindi la struttura è una struttura alto-basso, e naturalmente qual è la specificità di Dionigi? Che questa, che la, diciamo, la presenza di Dio è continua come luce. Ecco, da Dionigi nasce quella linea fondamentale della fisica medievale, sia la metafisica della luce, ma c'è qualcosa di più, che ritorno a qualcosa che ho detto all'inizio. Dice Dionigi, in quel capitolo stupendo, è il quarto appunto dei nomi divini, che San Tommaso commenta, che ciò che regge tutto è amore. E quindi Dionigi ha fatto qualcosa di straordinario. Voi sapete che nel greco evangelico non si usa mai eros, perché eros come amore è l'eros platonico, con tutto quello che è dei filosofi. Si usa agape, o che è la traduzione caritas. Dionigi Areopagita è il primo autore cristiano, nel greco e poi anche la traduzione del suo greco usa, dice che Dio è dynamis erotiche, Dio è l'energia erotica. Avete tradotto nel latino del corpus tradotto, di Dionigi tradotto, è amore, è energia, è virtus, che dà vita in quanto amore. Quindi con Dionigi Areopagita abbiamo una fusione tra la visione, diciamo così, erotica, amorosa, neoplatonica, e tutta l'idea di caritas che scende giù appunto da San Paolo, San Giovanni del Vangelo e poi padre della Chiesa, San Prossimo. Quindi quando Dante legge Dionigi, quando San Tommaso legge Dionigi, quando Buonaventura Bagnoregio legge Dionigi, Alberto Magno, siamo nel 200, siamo alla metà del 200, trovano una sintesi già compiuta. Non c'è, e quindi anche laddove Aristotele dice che il motore immobile muove in quanto amato, questi filosofi cristiani del 200, Dante, ci si ritrovano perfettamente. C'è solo un elemento di discrimine, che per i filosofantes pagani il mondo è eterno e non creato. Infatti il Dio di Aristotele, il Dio di Plotino, il Dio di Procolo non è un Dio creatore. Il Dio cristiano, lo sapete, crea dal nulla, ab initio temporis, ma questo è sostanzialmente l'unico elemento di contrasto di sotto il quale, diciamo così, la filosofia, diciamo così, Dionigi, Agostino, Aristotele, nelle letture dei commenti di San Tommaso di Alberto Magno, si trovano già, come dire, sincreticamente fusi. Non esiste un problema di contrasto. Ecco perché Dante mette Sigelli davanti in paradiso. Sigelli davanti è il rappresentante, se detto, dell'aristotelismo radicale, rappresentante dell'averoismo, quell'averoismo che diceva che il mondo è eterno, non è stato mai creato, e soprattutto che l'anima muore con il corpo e che noi non siamo dotati di intelletto individuale, perché esiste un intelletto comune. Noi pensiamo da vivi perché ci connettiamo. Umberto Eco scherzando ha detto che l'averoismo ha inventato lo web. L'averoismo è, noi non abbiamo capacità intellettiva propria, noi pensiamo perché ci connettiamo con l'intelletto comune, che è l'intelletto di tutta l'umanità. Certo, questi due articoli è un radicale contrasto con, appunto, con la fede cristiana. Il mondo è creato e naturalmente l'anima è immortale. Però io non ho il tempo ovviamente di addentrarmi nella complessa questione dell'intelletto. Però in fondo per Dante non era un problema mettere Sigelli davanti al paradiso, perché per Dante la filosofia, in quanto, come dice il Convivio, sapienza figlia di quell'imperatore che è appunto Dio, in quanto la filosofia è ciò che ci porta in quelle Atene celestiali, un passo bellissimo del Convivio, dove stoici, peripatetici e epicuri stanno insieme concordevolmente, gli epicuri. Ma gli epicuri erano Guido Valcanti, lo sapete, è stato accusato di essere epicure, erano gli epicuri, erano gli averroisti, cioè quelli che dicevano che l'anima è mortale. In realtà per Dante la filosofia, ma anche per, se voi aprite la Somma Teologica di San Tommaso, bisogna veramente guardare, è un libro immenso, ma se voi la sfogliate,
tutto quello che San Tommaso conosceva di Novatocci, Proto, di Ligero Pagita, Avicebro, che è un filosofo ebreo neoplatonico, San Tommaso lo usa. Alberto Magno usa, cita Ermetico di Megisto, Asclepius, il corpus ermetico, cioè con una souplesse che è stata perduta da tanti colleghi, generazioni di professori universitari, quali scrivono loro tome e dire che c'è un dissenso, detto è contro. Sì, è vero, però anche il problema di Dio creatore o di mondo eterno, cioè, trova Dante lo trovava già risolto, come lo stesso San Tommaso e i suoi filosofi, in un altro filosofo, quello si presente nell'elenco di Inferno 4, Platone. Di Platone l'Occidente conosceva soltanto una traduzione latina del Timeo, nemmeno completa, perché si interrompe al capitolo 53, di un traduttore ignoto, Calcidio, forse un traduttore fosse cristiano, ben noto, personalmente ho trovato, sì, alcuni fino a qualche decennio fa negavano la conoscenza della traduzione latina del Timeo di Calcidio, a parte Dante si trovano addirittura dei sintagmi, dei lemmi tipicamente di Calcidio in Dante, però non serve di scrivere altrove. Nel Timeo, Platone, che era un filosofante, quindi in termini appunto Aristotele, cioè credeva nell'eternità del mondo, invece vi ricordate nel Timeo, Platone dice che c'è un creatore che mi chiama Demiurgo, il quale si trova a dover mettere ordine la materia informe. Il Demiurgo contempla le eterne idee e imprime quelle idee come forme nella materia, dando ordine, creando il cosmo. Cosmo come ordine. Quindi questo Timeo è stato riscoperto nel XII secolo, nella cosiddetta scuola di Chartres. Filosofi, ci sono filosofi come Bernardo Silvestre, che forse secondo il compianto Giorgio Padoan, Dante conosceva bene, ma anche altri filosofi, appunto, di questa scuola che era annessa appunto alla grande cattedra di Chartres. Lì in quella scuola si commentava il Timeo, e si commentava in termini non conflittuali con il cristianesimo, anzi, il Timeo sembrava proprio concordi, il maestro di Aristotele diceva che il mondo era creato e addirittura che il mondo è tenuto insieme dalla filia, cioè dall'amore. Se vi ricordate, Dante nel Convivio dice di essere uscito dalla depressione terribile dopo la morte di Beatrice leggendo due libri di filosofia. Ecco altri due nomi di filosofi. Il di amicizia di Cicerone, la filosofica consolazione di Severino. Cos'è l'amicizia per Cicerone? L'amicizia è tutto calcolato sull'etica nicomachea di Aristotele, etica che è, ho detto prima, è al fondamento della struttura dell'inferno. Naturalmente sia Aristotele che Cicerone, l'amicizia è la forma più alta di amore, quando è tra liberi, la forma pura, non posso ora. Però il discorso sull'amicizia in realtà è un trattato sull'amore come l'etica di Homer e Aristotele. La consolazione della filosofia di Severino Boezio, che è l'altro grande libro di filosofia che ha convertito Dante alla filosofia, infatti dice dopo che li abbi letti, come non li capivo bene, andai appunto a frequentare le disputazioni dei filosofanti e le scuole religiose. Cioè appunto Santa Maria Novella, i Domenicani, Santa Croce e i Francescani. La consolazione della storia di Boezio contiene alcuni più alti inni sull'amore come energia cosmica che tutto connette, tutto tiene insieme, anzi tutto tira. Io ho visto che quella metafora che Dante usa nel Paradiso, per cui tutto tira in su, perché è Dio che tira in su tutto il mondo, che è una metafora che poi riprende il muove tutta matrimonio di Aristotele, con queste variazioni per rendere il motore immobile di Aristotele dilagante, come lui di Plotino, o come il dio di Agostino, o come il dio di Dirigere la Pagita. Ecco, naturalmente tutto questo, Severino Boezio, con questi due o tre, uno straordinario, inni all'amore, a Dio come amore. E Boezio è contemporaneo di Dirigere la Pagita. La somiglianza non si conoscono sicuramente, ma perché sono molto simili, che Boezio è un grande lettore di Plotino, di Proclo, traduttore, ma anche
alcune traduzioni, alcuni testi più ardi di Aristotele, i topici, le categorie sono tradotti per il meno da Boezio, e che Boezio non trovava nessun contrasto tra Aristotele e Plotino, tra Aristotele e Platone. Cioè, Aristotele la prima è quello che Dante chiama i filosofici argomenti, è la base su cui si ascende a Dio, attraverso appunto Plotino, non per Dante che lo conosceva, certo, Dionigi Agostino e gli altri. E quindi vedete, Dante eredita, se si sa vedere bene, eredita una sintesi filosofica preesistente, che è ben evidente se voi appunto guardate Alberto Magni e San Tommaso. Questo non voglio dire che non ci siano dei problemi. Avendo tempo, naturalmente, si potrebbe qualcosa che possa accennarvi, tirando fuori un altro nome, visto questo Dante filosofi. Non, quello che crea problemi è un filosofo arabo, che non è soltanto l'errore, ma è Avicenna. Avicenna è un filosofo persiano, comunque scrive in arabo, del IX-X secolo d.C., in gran parte tradotto in latino subito. Avicenna è un filosofo arabo profondamente neoplatonico. E dice una cosa che piace molto a Dante, ma per esempio non piaceva per niente a San Tommaso, per dire, cioè che i cieli, secondo Avicenna, i cieli hanno un'intelligenza e un'anima. I cieli si muovono non solo e non tanto perché desiderano unirsi al Dio preamato. Avicenna scrive un trattato di metafisica, tanto tradotto anche in italiano, dal latino, recentemente, sono piani, dove Avicenna riparte dall'ultimatum di Aristotele, però dice che non sarebbe sufficiente per le sfere celesti amare, occorre che le sfere siano dotate di anima e di intelletto. L'intelletto rimane la sua purezza, però l'anima del cielo mette, desidera Dio, mette in movimento il cielo e il cielo si muove in questa visione appunto erotica, amorosa del cosmo. Questo è, non so, ma Avicenna attribuisce ai cieli capacità di creazione, grande problema, per esempio, le cause seconde. Se una vicenda Dio è troppo grande per creare la materia corruttibile, e quindi secondo la vicenda è ai cieli e alle intelligenze angeliche, soprattutto alle anime angeliche che presiedono i cieli, il compito di creare le cose materiali. Per la distinzione c'era appunto tutta aristotelica tra mondo sublunare, il mondo della generazione, della produzione, il mondo oltre la luna, il mondo che c'è dell'eternità, della quintessenza, c'è lo pneuma, eccetera. Dopo non ho il tempo ad entrare in tutto questo. Questo è un elemento di grave conflitto della filosofia medievale, perché toglieva dal punto di vista cristiano, toglieva a Dio parte della sua capacità creativa. È proprio San Tommaso che ha detto, ma a trovare naturalmente il compromesso. Se voi lo trovate il compromesso nel canto tredicesimo del Paradiso, da dove proprio in bocca a San Tommaso si enuncia questo paradigma trinitario. Il padre, il figlio viene chiamato idea, concetto squisitamente platonico, e lo Spirito Santo appunto che dall'alto in basso si imprimono come un sigillo della cera, imprimono appunto le idee nella cera, cioè nella materia, quindi anche nelle parti più basse. Ai cieli è affidata non una virtù creativa ex novo, perché questa è soltanto di Dio, ai cieli, come nel Timeo di Platone, è invece affidata, dovete Dante crede nell'influenza degli astri sul mondo, soltanto rivendica l'uomo libero arbitro, gli astri inclinano ma non determinano. Vedete, una serie di escamotage, assicurando la libertà dell'individuo, assicurando a Dio la potenza creatrice ex novo, cioè ex nihilo, cioè dal nulla, Dante condivide, poi parte con curiosità San Tommaso, il precetto di Avicenna, per cui i cieli sono cause seconde, cioè formano, inclinano, modulano le cose del mondo, anche se non le creano ex nihilo dal nulla. E quindi vedete, anni fa uno studioso ha messo a confronto il Paradiso di Dante con Plotino, e Dante, se noi non potesse assolutamente leggerlo, eppure ci sono delle somiglianze sconvolgenti. Quello studioso
un po' originalmente, diceva, ma in qualche modo l'ha letto. No, non è che non l'ha letto assolutamente. Plotino arrivava, diceva all'inizio, Dante in realtà ha dei filosofi che non conosce, di fatto li arrivano per l'iramino, per mediazioni straordinarie, incredibili. Plotino, Proclo, gli arrivano appunto attraverso traduzioni latine di Vincenzo Quagita, Alberto Magno, Tommaso Latino. Quindi nella filosofia, chi è quindi Dante il filosofo? Tanto è figlio del suo tempo. Quindi non è un eclettico come un po' malignamente è stato definito, perché eclettico è un termine implica qualcosa di indicativo, ma è nemmeno un filosofo sincretico, perché sincretico sa più di filosofia da tardo impero, di metà declinante. No, no, Dante si trova dinanzi una sintesi già fatta e la trova in Alberto Magno. Alberto Magno è un filosofo straordinario. Alberto Magno scrive un commento al De Causis, dove dice che da Dio discende una influxio o fluxus, che è luce, e questa influxio è emanatio, cioè emanazione. Cioè, Alberto Magno usa un termine che è tipico del neoplatonismo. L'unica differenza è che il Dio di Alberto Magno è un Dio creatore, ma dal momento in cui Dio crea dal nulla, così si rispetta sia la Genesi, sia paradossalmente il Timeo di Platone, questa meravigliosa sintesi biblico-timaica, da questo momento il Dio è un Dio che emana luce, esattamente come il mondo di Plotino. E se vuoi leggere appunto Alberto Magno, in particolare San Tommaso, queste espressioni trovate nel commento ai Manui Divini di Luigi Arfagino, al De Causis, meno nella Summa Teologica, perché lì naturalmente San Tommaso ha un compito così di sintesi talmente arduo che cerca di smussare certi termini. Alberto Magno offre proprio a Dante, molti studiosi dicono che Dante conoscesse più Alberto Magno e San Tommaso. Dante conosce bene i commenti a singole opere aristotelici, ma non conoscerebbe la Summa Teologica. Non sono d'accordo, perché io ho trovato, si possono trovare tantissime connessioni anche lessicali. Certo, comunque conosce bene Alberto Magno. Alberto Magno gli dà proprio l'immagine del fiume di luce, del fluxus, e fluxio, influxio, tutta questa terminologia, emanatio, processio, che è una terminologia squisitamente neoplatonica, che arriva attraverso Alberto Magno e arriva appunto a Dante. C'è un altro nome che io non ho fatto, perché Dante, in realtà, io non vorrei dare un'immagine irenica e tutta pacificata della filosofia di Dante, non ho tempo, occorrerebbe un'altra lezione per entrarci, così l'altra parte, la parte dei dissensi, che comunque sono meno di quelli che ci si può immaginare, che molti studiosi hanno enfatizzato. In realtà c'era una notevole dialettica esattamente tra quelle due scuole che Dante ha frequentato a Firenze, tra i domenicani di Santa Leonella e i francescani di Santa Croce. L'altro grande filosofo, che non è del tutto d'accordo su certe cose, né con Alberto Magno né con San Tommaso, loro coetaneo quasi, parliamo di San Tommaso, è Bonaventura Bagnoregio. Perché Bagnoregio è anche generale d'ordine francescano. Oggi gli studiosi sono d'accordo per dire che c'è una filosofia di San Tommaso, ma c'è anche una filosofia domenicana, cioè, ma c'è anche una filosofia francescana. Bonaventura dà a Dante un capitolo straordinario dell'itinerario Mentis in Verbum. Ma Bonaventura recupera in piena età aristotelica, averroistica, diciamo, recupera un filosofo che nel XIII era un po' passato in secondo ordine, io ho già citato, che è Agostino. Cos'è per Aristotele si nasce assolutamente privi di qualunque nozione, cioè la famosa tabula rasa, sono le sensazioni che ci offrono immagini e pensieri. Su questo c'erano state molte polemiche, ovviamente, perché sembrava una visione materialista della conoscenza. Agostino invece diceva, noi ad esempio distinguiamo il bene e il male, perché quando nasciamo Dio ha insufflato in noi delle idee innate, nascono con noi, e noi siamo già in grado, prima di ogni educazione, di ogni studio, di distinguere il bene dal male. La teoria appunto dell'innatismo, dell'illuminazione che è agostiniana, che Bonaventura riprende e cerca di riconciliare, ecco di nuovo, anche lui con l'aristotelismo. Bonaventura usa Aristotele quasi quanto Tommaso e Alberto Magno.
anno, usa dirigere l'opacità e scopre appunto l'affinità che c'è tra Dionigi e Agostino, e sta esattamente in questa visione della luce come energia amorosa che deriva direttamente da Dio e che scendendo dall'alto in basso impregna, penetra e risplende nel mondo in una parte più o meno altrove. Quindi quel penetrare appunto viene da Aristotele, l'avete visto, però è anche in Sant'Agostino. Proprio nelle confessioni, dico certamente Dante ha letto, era dopo, più tardi, nelle confessioni appunto l'Agostino si rivolge a te, dice tu sei luce, penetra, questo non deve arrivare nel mio cuore, eccetera. Bonaventura riprende tutto questo e diciamo si dà però, cioè sia una visione discensiva della luce amore dal basso verso l'alto, ma Bonaventura dà questo impulso, anche questo è profondamente nella parola, del ritorno. Dionigi Areopagita diceva che il mondo è un circolo amoroso, usa il greco di Dionigi erotikos, è un circolo amoroso perché è vero che la luce amorosa di Dio scende, ma poi attraverso le creature risale perché le creature desiderano riunirsi a Dio in un cerchio perenne che non finirà mai. Questa immagine appunto del ritorno, del rectus, è veramente alla base di quel libro straordinario che cioè, sicuramente Dante conosceva, che è l'itinerario Mentis in Deo, Bonaventura, che finisce nell'estasi appunto mista della visione, la stessa dell'ultimo canto del Paradiso, finisce con la citazione estesa dell'inizio di un trattato che Dionigi aveva citato tutto in latino, che si chiama Teologia Mistica. Cioè l'idea che Dio è tenebra insondabile perché quella luce è talmente accecante, tenebra ai nostri occhi. Ma appunto il ritorno, l'ascesa dal basso verso l'alto su questa gerarchia di enti amorosamente interconnessi è come Mosè appunto che entra nella tenebra e poi appunto avrà in fondo la visione. Ricordatevi che appunto il modello trinitario, quando Dante vede al centro dei cerchi, guardate il 33° del Paradiso, la nostra effigie, purtroppo in molti commenti è quasi citazione da ritenere un mentis in Deum, perché ovviamente dice quando al centro appunto della Trinità c'è l'effigie di Cristo, c'è Cristo, c'è la nostra effigie, quindi un luogo proprio è il ritorno, è la visione. Quindi vedete che Bonaventura veramente è meno aristotelico e più agostiniano Tommaso di Alberto, però naturalmente anche per Bonaventura Aristotele era, come dice Dante, è il fondamento su cui costruire l'ascesa. Ecco, purtroppo il tempo scade, io così molto rapidamente, molto sommariamente vi ho elencato alcuni filosofi. Ecco, quella terzina del Paradiso è tutti i filosofi che vi ho citato in modo di sintesi mirabile sono tutti presenti anche nel terzo, qui chiudo, in una parte più o meno altrove. Ma è imbarazzante, perché sembra che la gloria di Dio non arrivi in parti uguali dappertutto. In realtà, come Dante dice, cercando di spiegare le macchie lunari, guardate nel secondo del Paradiso, non è tanto che Dio sarebbe ingiusto se non distribuisse la sua luce in modo uniforme. La luce arriva in modo uniforme, ma le creature del mondo, e qui Aristotele, hanno diverse potenzialità. Cioè, la materia di cui è fatta la Luna è diversa dalla materia di cui è fatta il Sole, quindi prende della luce di Dio quanto può prendere. Quindi questa luce perde e risplende in una parte più o meno altrove, è la giustizia di Dio che si identifica con la struttura gerarchica del cosmo, che è la struttura su cui Dante ha costruito la commedia. Ricordatevi che Dante, noi sappiamo che Dante nell'inferno scende, ma come ha dimostrato il saggio bellissimo John Freccero, Dante sale, perché nell'isfero mobile del cosmo, della sfera terrestre, l'isfero astrale, Dante scende ma sta salendo al purgatorio. In tutto il viaggio della commedia è una salita dal basso verso l'alto. Quindi vedete proprio un'ascesa e un ritorno, proprio che culmina con la visione del 33° del Paradiso.
E questo lo impara Freccero a portare i modelli, sono Aristotele e Agostino, sempre Aristotele. Quindi il movimento sinistroso dell'inferno, in realtà, che poi ritorna anche lui già a da tanto tempo, è un movimento appunto di salita a Dio. Quindi vedete, l'amore che muove il sole e le altre stelle, quell'amore è, non è soltanto la caritas cristiana, ma è, avete visto, Aristotele, Dionigi Areopagita, Boezio, Plotino, Proclo, Tommaso, Bonaventura. Alcuni filosofi Dante li conosceva bene, altri forse di seconda mano, altri perfino li ignoravano. La scalatura in una parte più o meno altrove è esattamente Dionigi Areopagita. Dionigi Areopagita dice che la luce di Dio arriva uniforme dappertutto, e Dionigi, che è profondamente aristotelico, usa termini assolutamente aristotelici, naturalmente dipende dalla capacità della creatura illuminata di accogliere quella luce, ne accoglie per quanto è capace di cogliere. E non l'ingiustizia di Dio, ma la giustizia di Dio. Quindi finisco dicendo che poi vedete, quando Dante dice la novità della commedia, proprio questa struttura gerarchica, circolare, dall'alto in basso, dal basso verso l'alto, che costituisce una sintesi filosofica che Dante eredita e prende con le proprie novità, ma insomma non c'è il tempo di entrare con lo specifico, ma è appunto la novità della commedia, che la distingue nettamente da ogni precedente descrizione dell'antica. È proprio la filosofia. Quindi Dante è, questo che poi Stefano Grande vi dirà se Dante è poeta teologo, però Dante è innanzitutto poeta filosofo.